Ben ritrovati a tutti amici! Mamma mia, che caldo! Come sapete benissimo, oggi è venerdì, vigilia di Roma-Milan. Sapete ormai che sono ormai l'ho detto, ok. Sono solito a fare i video il giorno della vigilia, non appena il mister finisce di parlare. Sarà un Roma-Milan importantissimo, fondamentale ragazzi, perché solo un pareggio ci farebbe dire che sarebbe stato veramente un pareggio inutile. Qualora dovesse vincere la Roma darebbe un gran bel segnale, qualora dovessimo vincere noi anche. E io mi ricordo l'andata tantissimo, cioè l'andata è sempre rimasta qui dentro. Ormai si parla di gennaio, sono passati più di 3 mesi. 3 mesi e mezzo, quasi 4. Un Milan-Roma che non ci deve mai uscire dalla testa per quello che ci ha praticamente fatto subire in tutto quel gennaio maledetto, perché tutto partì da lì. Tutto partì da quel gol maledetto di Ibañez. Eravamo 2-0 all'88esimo, poi quelli sono stati altri 2 punti persi clamorosi. No, oh, ce l'abbiamo fatta. Clamorosi, quindi dicevo, vi è stata fatta anche questa domanda. Il mister ha detto ci vuole assolutamente una vittoria per chiudere questo cerchio. Il cerchio di gennaio, insomma, perché alla fine, dopo quel gennaio lì, alla fine il nostro cammino in campionato è stato tutto sommato regolare. Abbiamo perso punti gravi, quello sì. Però voglio dire, il gennaio va dimenticato, per carità. Però, cioè, siamo comunque quarti, abbiamo, a differenza degli altri, un calendario che ci vedrà affrontare, secondo me, soltanto 3 scontri diretti, perché ci manca la Roma domani, avremo la Cremonese in casa, poi avremo la Lazio in casa ancora. E quello sarà un grandissimo scontro diretto, perché la Lazio va a giocare con la Roma questo weekend. Se tu riuscissi a battere la Roma e portarti come si dice, e mettertelo nel mirino la Lazio, poi dopo quello con la Lazio in casa diventa un grandissimo scontro diretto, perché l'ha detto anche oggi il mister, l'obiettivo è comunque quello di arrivare ormai secondi. Perché Napoli sapete che forse, molto probabilmente, domenica festeggerà il suo terzo scudetto. Mi fa ridere, sì, però comunque fatto sta che lo scudetto lo vincono meritatamente. Mi sono state poste delle domande anche su Giroud. Su Giroud finalmente ha detto una cosa importante, che ci sarà, non è niente di grave, questa è una cosa molto fondamentale. Gli infortunati, quelli che non partiranno per Roma, sono Pobega, Florenzi, che ha avuto un attacco febbrile questa notte, poi il solito Ibrahimovic, che ormai sapete benissimo che non può più dare la mano, perlomeno neanche in panchina. Ragazzi, Ibrahimovic, questo è, speriamo in quest'ultimo mese e mezzo, tra virgolette, di godercelo per quanto sia possibile. Dopodiché, caro Ibra, piangerò tantissimo il tuo addio, ci sarò assolutamente nel tuo addio, ma addio dovrà essere, perché l'ha detto anche il mister, ha detto stava scattando sulla fascia, si stava riscaldando, me lo vedo ritornare zoppicando, e lì ho capito tutto, ma tutti noi abbiamo capito tutto. Io ancora questa immagine di Ibra non l'ho ancora vista, giuro, l'immagine di Ibra che zoppica ancora non l'ho vista. Mi auguro tantissimo che perlomeno le ultime partite si possano fargliele giocare, a meno che non siamo proprio tirati lì lì in campionato con le partite, perché adesso siamo quarti a pari merito con la Roma, appunto, abbiamo a 2 punti l'Inter e a 4 l'Atalanta, quindi per la bagarre Champions è diventata una cosa veramente veramente tosta, complicata, però noi siamo lì. Cioè noi siamo lì, a parte quei tre scontri diretti. Noi abbiamo la Cremonese in casa, il Verona in casa, la Sampdoria in casa e
e lo Spezia fuori casa. Cioè, io non dico che voglio già, perché io le partite le soffro tutte, anche con la Cremonese mercoledì sarà, io la soffrirò, lo so già. Adesso voglio vedere anche se riuscirò anche ad andare allo stadio. Non ce ne sono partite facili, però Verona che comunque si gioca la salvezza, la Samp è già giù, andare a Spezia che si gioca la salvezza, la Cremonese che è giù anche lei, quindi punti ce ne vanno a fare tantissimi, ci sono ancora 21 punti disponibili in campionato, alziamo, se no non fate fatica a sentirli, punti ce ne sono 21, io mi auguro, dico tanto, ma 14-15, 13-15 li voglio fare, perché cioè, non penso di chiedere neanche tanto. Quindi se noi facciamo 13-15 punti in campionato, in Champions ci andiamo senza alcun dubbio. È un, comunque un finale di stagione che potrebbe farci vivere patemi grossissimi, perché potrebbe essere veramente una stagione spettacolare, ma a sua volta una stagione fallimentare a mio avviso, perché se dovessi uscire con l'Inter già mi dai una mazzata al cuore. Se non dovessi arrivare quarto, come dico sempre io, sarebbe un fallimento, perché comunque tu avevi uno scudetto da difendere. Ma guardandola dall'altra parte, arrivare in finale di Champions e arrivare nelle prime quattro sarebbe veramente una stagione secondo me clamorosa. Sono state fatte altre domande al mister, la cosa su Leao, hanno chiesto, Leao ha detto che sei praticamente un padre come lui, tu cosa ne pensi? Lui ha detto, negli ultimi anni Leao è stato quello che ha vissuto più tempo nel mio ufficio, si è messo anche a ridere, ha fatto la battuta, ma credo sia assolutamente così, quindi è normale che ci sia un rapporto speciale. Pioli poi, cioè quando c'è da dare caramelline dolci, veramente dolcissime, anche da far venire il diabete, lui è proprio il numero uno, cioè ha detto, io penso tutti ai miei ragazzi, quando torno a casa io penso sempre ai miei ragazzi, per me sono tutti come figli, cioè io mi immagino un giocatore di Pioli, che si sente dire delle robe così dal suo allenatore, cioè tu per questo qua dai la vita, ma veramente la vita, nonostante non sia uno che prende e si sbraccia come Allegri, come Mourinho, adesso vi dico anche l'altra domanda che gli è stata fatta in conferenza stampa. Nonostante non sia uno che si lamenta, perché domani giocheranno le squadre che si lamentano di più in panchina contro quella che si lamenta di meno, cioè tu per questo allenatore dai veramente la vita, anche la moglie potresti dare per uno che ti dice una roba del genere. Scusate. L'altra cosa di cui voglio parlare è un'altra domanda che è stata fatta, molto molto intrigante, anche molto pungente. Mi è stato chiesto proprio quella cosa lì, ha detto se tu trovi giusto, se tu trovi corretto che comunque le panchine, la panchina loro si lamenta sempre così tanto, le vedi molto protestare. Lui ha detto, ma ognuno fa quello che vuole, cioè ha fatto capire il nostro stile, quello è, e non lo si cambia per nulla al mondo, ed è giusto, ed è assolutamente giusto. Per quello io dico che una persona come Pioli, un allenatore come Pioli, bisogna sempre tenerselo stretto, perché cioè io vedessi un allenatore come Allegri l'altra sera, come appunto Mourinho, come il secondo di Mourinho, come il secondo di Allegri, porca miseria, stavo passando col rosso, a me non piacerebbe. Quindi le persone come Pioli, gli allenatori come Pioli vanno sempre tenute strette, perché sono mosche bianche in questo calcio e fanno bene a questo calcio, fanno assolutamente bene a questo calcio, assolutamente, cioè io rimango della mia idea. Poi può andare bene, può andare male, quest'anno se non si arriva quarto per me andrebbe fatta la stretta di mano, ci si dovrebbe salutare, farebbe male, certo, quello sì, ma io rimango della mia idea, Pioli è il mio allenatore. Pioli dopo Ancelotti, dove abbiamo passato Seedorf, dove abbiamo passato Inzaghi, dove abbiamo passato Montella, dove abbiamo passato Giampaolo, dove abbiamo passato Gattuso anche, dopo Ancelotti Pioli è il miglior allenatore che il Milan ha avuto dal 2009, quindi si sta parlando di 14 anni. In 14 anni ne abbiamo passati tanti di allenatori, anche Allegri, cioè meglio di Allegri, assolutamente. Quindi voglio fare il discorso extra per il mercato, perché quanto siamo qua? Siamo praticamente a 10 minuti, andremo un po' lunghi.
Il discorso extra è per questo calciomercato. Io sento parlare di 3-4 milioni per prendere Arnautovic. Io dico va bene, prendiamoci questo Arnautovic, 3-4 milioni li spendi per un 34enne, non so il senso, il significato, perché comunque dovrei sostituire Ibrahimovic. Va bene, mi sostituisci Ibrahimovic con Arnautovic? Io ti dico ok, va bene, ci sto. Qual è il cioè, il problema è che io ho paura che poi questi qua si presentino veramente l'anno prossimo con Giroud e Arnautovic e rimandino ancora una volta il problema dell'attacco, ragazzi. Questa è una cosa che io non potrei mai accettare. Perché se noi andiamo a vedere le prime 6 squadre, 7 squadre di campionato, Napoli c'ha Osimhen, la Lazio c'ha Immobile, l'Inter c'ha Lukaku Correa, la Juve c'ha Vlahovic, l'Atalanta c'ha Zapata Højlund. Chi cazzo mi scordo poi? La Roma c'ha Abram. E noi ci presentiamo con Giroud e Arnautovic. Io mi incazzo, non ce la faccio. Quindi, e poi ho sentito anche. Poi parleremo anche della questione Maignan. Quindi, se mi volete comprare Arnautovic va bene, ma non vi presentate l'anno prossimo con Arnautovic e Giroud le uniche punte. Perché veramente sareste da prendere. Ammazzate qua dietro, ammazzate dietro al collo proprio. Quindi vedete che cazzo dovete fare. La seconda cosa, ho sentito oggi il Newcastle interessato a Maignan. Vabbè, ci sta che suonino delle sirene per il portiere più forte del mondo. Io dico, questo qua prende 2 milioni e 8, il portiere migliore del mondo che prende 2 milioni e 8 non si può sentire. Io ho sentito anche che i contatti per il rinnovo sono già stati avviati. Io me lo auguro, perché ormai con Leao secondo me è una causa persa. Se fate una roba del genere con Maignan, ragazzi, no, cioè proprio il cardinale non si deve più vedere a Milano, perché io ho sentito parlare 60 milioni per Maignan. Ma se Maignan giocasse nel Manchester City o nel Real Madrid, ma non basterebbero neanche 200 milioni di euro. Questo qua dovrebbe essere il portiere più pagato della storia del calcio, perché come primo portiere più pagato della storia del calcio c'è Kepa, Arrizabalaga del Chelsea, c'è Kepa. E voi volete far credere che Maignan vale 20 milioni in meno di Kepa, Arrizabalaga? Ma che cazzo state dicendo? Quindi vuoi Maignan, caro Newcastle, tu che hai soldi da spendere, ti presenti 130, 140 milioni di euro, ma sull'unghia, se volete parlare, perlomeno parlare. Io non è che dici mi ho 140 milioni di euro, ciao Maignan, perché no, io starei male all'idea di perdere Maignan. E fatto sta che comunque questa società lo deve rinnovare, perché 2 milioni e 8, il miglior portiere del mondo che prende 2 milioni e 8 non si può né vedere né sentire. Ragazzi, detto questo, siamo arrivati a 13 minuti, io sono praticamente arrivato al lavoro, ci vediamo domani nel post. Forza Milan sempre, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Non vi ho chiesto neanche l'iscrizione, quindi fate voi di conseguenza. Ragazzi, un bacio grandissimo e ciao a tutti.